Baldomazzini è stato un punto ed è tuttora un punto di riferimento per la cultura spezzina, per tutto quello che ha prodotto. Purtroppo è un grande sconosciuto, perché nessuno lo ha mai letto, almeno nella sua attività giovanile. Non è un caso che il libro che ho appena pubblicato, Rime irriverenti, si riferisca a 21 poesie che ho scritte in italiano, che ho riesumate, è la parola giusta, dopo 130 anni di oblio. L'Accademia del Gusso al Circolo del Tennis della Venera Azzurra di Lerici parla oggi di Ubaldo Mazzini, della sua capacità di conservare e custodire le tradizioni, così come il dialetto, il vernacolo e anche i piatti tipici della tradizione. E in una bella serata estiva di luglio abbiamo pensato di inserirci all'interno delle manifestazioni per il centenario di questo grande spezzino.